Buongiorno, cuore mio, buongiorno. E allora, cuore mio, e allora, e allora. Questo sogno, ma dobbiamo leggerlo. Vabbè, la strada tortuosa. Vabbè, non ho visto niente ancora, però adesso vediamo se riesco a trovarti qualcosa. Però questa strada tortuosa l'abbiamo sempre trovata nei sogni, ma quello è dovuto comunque a tutta la situazione che stiamo vivendo, che è molto ingarbugliata, capito, cuore mio? Cioè, non ti devi preoccupare. Il fatto di trovare un burrone, quello è il pericolo. Aspetta, vediamo. Vediamo cosa dice. Aspetta, cuore mio, sta aprendo. No, c'ho il telefono di Giuseppe. Allora dice: infinite sono le strade che ci appaiono nei sogni e che nascondono tantissimi significati. L'interpretazione è molto semplice, ma allo stesso tempo intensa. Basti pensare a quanto ci troviamo ad un incrocio e non sappiamo dove andare. Questo esprime tutta la nostra indecisione ed insicurezza. Vediamo. Poi dice: cosa significa sognare una strada? Vabbè, le strade nei sogni indicano momenti della nostra vita e passaggi evolutivi che ci formano o ci hanno formato come persone. Le strade possono essere piene di scale o oscure e buie che non ci permettono di vedere dove ci stiamo incamminando. A seconda delle difficoltà che troveremo, possiamo percorrere strade con discese molto fitte o salite estremamente ripide. Bisogna analizzare attentamente i simboli, vabbè. Se ci troviamo a camminare lungo una strada che a un certo punto si ferma perché è chiusa, questo vuol dire... Eh no. Sognare una strada senza uscita, no. Sognare una strada dissestata con pietre rotte, buca, tortuosa. Le strade così descritte sono simbolo di ostacoli e di difficoltà che possiamo trovare durante il nostro percorso. Tutti questi ostacoli possono rappresentare dei sacrifici o alcuni imprevisti che saremo costretti ad affrontare per poter proseguire il percorso e arrivare all'obiettivo che ci siamo prefissati. Capito, cuore? Quindi è normale. No, sto trovando, sto cercando se riesco a trovare la strada con... vabbè, cuore mio, cioè comunque alla fine quello, capito, cuore mio, è il fatto comunque di...
Sai, questo desiderio di arrivare quanto prima, perché comunque, capito, ci si presentano sempre problemi. E infatti, come vedi, vabbè, comunque alla fine il trasferimento avverrà ugualmente, però comunque, sai, è la paura di non poter arrivare, ecco, questo è per il problema della febbre, insomma. Però noi sappiamo benissimo che comunque alla fine ci sposteranno. Stai tranquillo, cuore mio, non ti preoccupare, non è niente di. Il burrone rappresenta, capito, il pericolo, ecco, quello è il pericolo, c'è cioè il pericolo, insomma. Però se ci hanno assicurato che comunque il trasferimento avverrà ugualmente, quindi possiamo stare. A meno che la febbre non schizza, ma non credo proprio perché comunque stanno cercando di mantenerla, di controllarla, insomma. Ma secondo me già da oggi, però ieri sera comunque era 39, insomma. Eh sì, perché quella è l'infiammazione, capito, che porta comunque a questa febbre alta. Va bene, dai, cuore, mo non ti preoccupa, mo non ci stiamo a fasciare la testa. Vediamo un po', anche perché oggi è ancora venerdì, quindi non ti preoccupare. Può essere pure io. Vabbè, loro ho capito che non la vogliono dare la mezza compressa, capito? Perché secondo me forse è troppo pesante, ecco perché preferiscono non darla, quindi preferiscono che guarisca con le forze che abbiamo. Però il problema è, c'è anche da dire che noi non è che abbiamo tutti questi anticorpi che ci guariscono. Vabbè, cuore mio, no, mo, non ci stiamo a pensare, mo, no, non ci agitiamo mica mica. Va bene, cuore, stai tranquillo. Vediamo oggi come va. Se no, male male, voglio dire, alla fine si devono decidere di farci calare sta febbre. Non è che possiamo stare con sta febbre, insomma, ma quella canula maledetta, va a buo, cuore mio, va bene, dai, cuoricino, ci sentiamo dopo. Ma dai, cuore, mannaggia, oggi è già venerdì. Venerdì, sabato e domenica. 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 Fantastico, fantastico. Dai, cuore, dai. Poi non ti preoccupare. Una volta che sei qua e vedrai che troveremo proprio la serenità, quella che cercavamo, e potremo combattere il tutto meglio. Va bene? Beh, ci aggiorniamo a dopo. Un bacio, un cuore e un abbraccio forte forte a mio fratello. Facciamo passare il pedone. Ciao, cuore mio. Ci sentiamo dopo, eh? Ciao.